Salve a tutti cari visualizzatori e visualizzatrici e benvenuti in questa nuova recensione. Ragazzi, ma quanto sto diventando produttivo! Forse dovrei proprio aprirmi un Patreon. Ah già, non ho soldi per offrirvi qualcosa di concreto e non ci tengo a portare a pagamento qualcosa che comunque porterei sul canale, dato che io ho una cosa chiamata dignità. Ma ciancio alle bande, dopo aver trattato qualcosa di decisamente più tranquillo nella scorsa recensione, ovvero St. Vincent, che vi invito ad andare a vedere, oggi torniamo nella violenza più pura. Ma stavolta non un tipo di violenza oscura come è stato per i Terra Tenebrosa. Vi porterò in una violenza primordiale, istintiva, ma in questo caso assolutamente non sinonimo di una non sapienza compositiva. Oggi parleremo dei The Locust e del loro ad oggi ultimo album, New Erections. Bio! Alla fine del 1990 si formano gli Struggle Together, una band hardcore punk durata solo 3 anni, ma che ha vantato collaborazioni non indifferenti, tra cui Bikini Kill ed Econocrist. Dalle ceneri degli Struggle Together, Justin Pearson e Dylan Scharf fanno nascere il progetto The Locust. I The Locust si formano nel 1994 in California e all'inizio della loro carriera propongono al pubblico una sorta di power violence puro, con già delle caratteristiche personali, ma niente in confronto a quello che arriverà dopo. Debuttando in uno split con uno dei gruppi fondatori e più importanti del genere, ovvero i Menace the Bastard, i The Locust si assicurano già un posto di rilievo in tutto il panorama della musica estrema. A poca distanza abbiamo già la loro prima apparizione in studio con l'omonimo album, che già mostra molto di più le capacità di questo gruppo rispetto al primo split. Ma è con la formazione che li ha consacrati e soprattutto col secondo disco che abbiamo la vera proposta del gruppo, che li ha portati ad essere sia amati sia odiati dagli ascoltatori di questa musicaccia. Nel 2003 esce Plague Escapes e tutta la musica estrema ha uno scossone. Un disco di grindcore velocissimo e distruttivo come pochi, però che già strizzava l'occhio ai nerd musicali, facendogli capire che loro non volevano essere il solito gruppo che sfogava la propria frustrazione e la propria rabbia attraverso la musica. Capito, Cripple Bastards? Una sapienza compositiva che per un gruppo alla sua seconda opera non ci si aspetterebbe mai. Ma come dice il buon vecchio Mavrus, il terzo disco di un gruppo può essere quello o della consacrazione o della rovina. Nel 2007, senza dilungarci ulteriormente, esce sotto l'etichetta Anti New Erections, il disco più tecnico, ambizioso, schizzato, sperimentale e famoso del gruppo. E ora, 5 curiosità prima di passare alla formazione. Il gruppo suona spesso in locali per tutte le età. Il gruppo boicotta totalmente Clear Channel Communications e si rifiuta di suonare in locali affiliati ad essa. I The Locust organizzano spesso dei gender bait come matrimoni omosessuali sul palco tra i membri. Il gruppo nei live suona con costumi da insetto e in linea retta. E soprattutto, la band è stata accusata di incoraggiare l'utilizzo della cocaina vendendo specchietti di bellezza multiuso nei loro merch. Ma Pearson smentisce questa calunnia. Traducendo una sua dichiarazione, espone questo: "Non sono sicuro di capire cosa stai dicendo. Non ho mai fatto uso di cocaina e non abbiamo mai pensato o incoraggiato l'utilizzo della stessa attraverso i nostri specchietti. In ogni caso noi abbiamo specchietti di bellezza e, in caso non lo sappiate, possono essere usati per svariate cose, come ad esempio aggiustarvi il trucco, tirar via il cibo dai denti, schiacciare i punti neri, aggiustarvi la frangia, eccetera." Rispondendo alla seconda accusa del fatto che le persone siano invogliate ad usare la coca pensando che il gruppo la supporti, "noi non siamo responsabili di quello che fanno le persone. Siamo una band e in alcun modo vogliamo essere ritenuti dei babysitter." La formazione per questo disco è composta da Justin Pearson alla voce e al basso, Bobby Bray alla chitarra e alla voce, Joey Karam alla tastiera e alla voce, Gabe Serbian alle percussioni e alla chitarra e Wesley Eisold ai cori. Musica! Il disco dura solo 24 minuti complessivamente, quindi una durata mediamente abbastanza risicata. Però io direi che in questo caso è molto meglio così, dato che il disco è inaccessibile come pochi e assolutamente fottuto di testa. È un disco cervellotico e se vi aspettate una proposta grindcore un pochino più particolare, come può essere quella dei Cattle Decapitation, levatevi di culo perché qui non troverete niente per voi. Il gruppo propone un grind sperimentale con un fortissimo utilizzo dei synth e di partiture intricatissime,
molto difficili da riscontrare in altre band, e classificarlo in un genere specifico è quasi impossibile data la natura sperimentale del gruppo. Qui non si hanno dei semplici cambi di tempo durante le canzoni, ma si hanno dei veri e propri cambiamenti e stadi di follia che cambiano di secondo in secondo. Non mi nascondo che ci sono stati degli istanti in cui ho addirittura riso durante l'ascolto, perché ci sono dei momenti così deliranti, con le voci che cantano cose lagnosissime e con i synth sotto, come in One Manometer Away from Assured Mutually Relocation, che sono comici. Qui il noise rock e la new wave sembrano fatti l'uno per l'altra, in momenti così fastidiosi e graffianti, oserei dire, che però per tutto l'ascolto, almeno a me, non sono riusciti a stancare. La prima parte della tracklist è caratterizzata dalle tracce un pochino più leggere, ma prendete comunque questo termine con le pinze. È solamente un paragone per le tracce che verranno dopo. È un tripudio di sperimentazioni, parti brevissime e deliri vocali, e il tutto è fottutamente bellissimo. La gestione dei suoni è davvero una sfida da comprendere e soprattutto apprezzare, ma una volta capito il mood del plot, diventa esilarante a dir poco. Poi ragazzi, c'è anche da segnalare il basso, che già in genere come il punk hardcore, il grindcore e compagnia bella è importantissimo, ma qui si hanno veramente dei momenti assurdi, ai limiti del prog death nelle parti più sparate. Quindi bassisti, in questo disco c'è anche roba per voi. Descrivere le singole canzoni sarebbe una cosa difficilissima, non solo perché le singole canzoni cambiano in mood dal noise alla new wave, al grindcore, al punk HC, nel giro neanche di un minuto, quindi neanche variando da una canzone all'altra, ma anche per il fatto che la divisione tra i brani, a mio avviso, diventa superflua, perché sì, ogni canzone è tremendamente sperimentale e particolare, ma si amalgama bene con tutte le altre. Quindi il mio consiglio è di ascoltarvelo in una botta sola. La mia traccia preferita in ogni caso è Hot Tubes Full of Brand New Fuel, che è la più diretta e violenta di tutta la tracklist. So che magari finire così la sezione musica vi risulterà un pochino brusco, ma vi posso assicurare che questo disco è una sfida sia da ascoltare, sia da apprezzare, sia da recensire. Perciò in questa sezione ho preferito magari darvi le mie impressioni e le cose che ho dedotto durante l'ascolto. Quindi passiamo direttamente ai testi. Questo, a mio avviso, potrebbe essere uno dei punti più dolenti del disco, in quanto se abbiamo dalla parte musicale un livello di sperimentazione alto e intelligente, nelle liriche abbiamo un bel po' di banalità e comunque povertà nelle tematiche. Non siamo ai livelli innocui come nei Nails, per carità, e in ogni caso nel grindcore si sa, non è che sia un genere super super vario a livello di testi. Però leggere che per l'ennesima volta si fa la critica a livello sterile del capitalismo, alla routine, all'esistenzialismo, al fatto che siamo delle macchine, i nobili e i ricchi sono dei bastardi, la persona media lecca il culo ai potenti per ottenere favoritismi e rettiliani e le sciocchimiche e soros. E sinceramente a me hanno anche un bel po' rotto le palle. Nota di merito però per certi stralci veramente divertenti e geniali, come ad esempio: le opinioni sono come dei buchi di culo, tutti sembrano averne una. È facile sostituire nel nome del progresso. E lascio il succhiacazzi senza offesa per i succhiacazzi dietro. Non sto scherzando, c'erano veramente le gesti. Insomma, la creme della creme. Appunto per questo avrei preferito che l'album intero si spostasse su questi toni da black humor, piuttosto che affrontare appunto la solita critica sterile alla società. Ma in ogni caso non sono così rilevanti da rovinarvi l'ascolto. Produzione. Ecco, qui è un bel casino, perché mi ricordo che anni e anni addietro, la prima volta che ascoltai l'album, lo trovai fin troppo tagliente e
acido e non mi era piaciuto per niente. Invece adesso che ho avuto la possibilità di riascoltarlo in CD con dei vari metodi, in vari diversi momenti della giornata, in cuffia, da computer, da casse, eccetera eccetera, ho dedotto che in un'epoca e con una proposta musicale come quella dei The Locust non poteva essere altrimenti. New Erection doveva essere fastidioso, doveva avere quel suono da basso prog perfetto, doveva avere la batteria piena e incalzante, doveva avere le voci strazianti e deliranti che ascoltati in cuffia vi sembrano provenire da 8 direzioni diverse, e soprattutto gli effetti e i synth dovevano essere gestiti così, perché è proprio questo che la musica dei The Locust vuole esprimere e anche denunciare. Pearson descrive la musica del gruppo come il suo tentativo di cambiare completamente la percezione della musica che ha il popolo, oppure di distruggerlo completamente. E diciamo che in questo disco si capisce bene che fosse questo il suo intento. Conclusione: come avrete facilmente capito, questo disco non è assolutamente per tutti, non solo perché la difficoltà compositiva e il sound lo rendono di difficilissima assimilazione e quindi il disco assolutamente richiede più di un ascolto, ma anche per il fatto che secondo me per apprezzare certe sonorità bisogna essere anche un attimo inclini, e di certo lo sconsiglierei assolutamente come primo album grind sperimentale della vostra vita. Però anche i detrattori della musica estrema non potranno darmi torto sul fatto che questo disco abbia il merito di essere ambizioso, intelligente e soprattutto riuscito. Non è un disco perfetto, sia chiaro, ed è quanto di più distante dalla definizione di sound equilibrato che esista. Ma se cercate un sound esageratissimo, puramente sperimentale, fatto da gente che non ha la minima intenzione di trattenere la propria vena artistica, e cercate una vera e propria sfida a livello musicale estremo, beh, eccovi serviti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, argomentate i non mi piace. Se volete far crescere il canale, condividete. Se avete bisogno di farmi qualche domanda o se volete partecipare al canale con la vostra presenza, mandatemi una mail o comunque contattatemi al contatto Facebook che trovate nella descrizione. Attivate la campanella. Dalla redazione di Shredders TV è tutto e io vi rimando come sempre al prossimo video.